Bentornati ragazzi in un nuovo episodio di PES 2016. Eccoci qui tornati con il nostro Bologna Juki Next Gen. Che ragazzi, siamo ancora in divisione 11. Voglio fare altre due partite per tenermi in allenamento per prendere in divisione 10. E la novità principale è che ho tolto Maran come allenatore e ho inserito Beppe Iachini, perché ci dà più più praticamente abilità gestionale, quindi posso mettere più giocatori forti insieme contemporaneamente. Attenzione, pallone recuperato da Robert. Robert dentro per Caicedo, anticipato Caicedo, leggero lag, Caicedo, gol! 1-0 subito! Si parte benissimo, errore del nostro avversario ed è Caicedo 1-0. Subito così. Attenzione che avanza il nostro avversario, prova subito una reazione dentro. Pallone basso, pareggio immediato, azione dopo e gran pareggio, bel cross. Caicedo per Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, Lewandowski ancora se ne va, Lewandowski il tiro, respinta ancora Lewandowski, gol, 2-1, ripassiamo in vantaggio con Robert Lewandowski subito, in pochissimi minuti ragazzi già 3 gol. Attenzione il nostro avversario, grande le ali, para, bella la punizione però del nostro avversario. Dentro per Lewandowski che ha chiesto lo scatto, Lewandowski, Lewandowski, il cross dentro, anticipato Baggio di pochissimo. Young ancora fermato senza fallo secondo l'arbitro. Io ragazzi ve lo continuo a dire sempre, l'arbitraggio di PES dovrebbe essere veramente veramente rivisto. Attenzione, quasi pareggio ragazzi, ma sono vista bruttissima. Robert Lewandowski, guardate come sovrasta Caicedo. Caicedo dentro, Young, 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 il tiro di punta ed è 3-1. Young, Ashley Young, 3-1. E ci portiamo in vantaggio di 2 gol, che non è mai male, visto che comunque questo Gaglianis Boys non è per niente male. Attenzione subito, ma guardate che intervento di Godin, e poi spazza via le ali. Qui troppo prevedibile, ma Carmona recupera. Attenzione Lewandowski, dentro Caicedo, gol 4-1. Il gol della merda che ci sta sempre bene, 4-1 ragazzi. Guardate qui che azione ragazzi, dentro, e finisce il primo tempo su questa bellissima azione, che ci vediamo fra poco con il secondo tempo. Attenzione a Lewandowski, Lewandowski dentro, vede lo scatto, Caicedo, Caicedo, anticipato al momento del tiro, avevo già caricato, è stato fermato per un non nulla, recupera subito Young però, Lewandowski, Lewandowski si libera il tiro, rimpallato, stiamo comunque mantenendo sotto controllo la partita, ancora Lewandowski, prova qui la bomba Robert, avanza ancora Carmona, Kolarov che è un buon tiratore, infatti provo con Kolarov ma non c'è nulla da fare, parata del portiere, però Kolarov ragazzi è un ottimo tiratore. Corre il tiro fuori, primo tiro del nostro avversario nel secondo tempo, pericoloso con Griezmann. Ragazzi non so che è successo, si è bloccato tutto, cioè mi ha fatto uscire dal server, no non ci credo. Ok ragazzi, allora eccoci alla seconda partita. Allora quella di prima praticamente me l'ha data persa tavolino per 3-0, nonostante che avete visto tutti quanti insomma che è andata in maniera molto diversa. Allora io l'unica cosa che voglio dire è che per fortuna mi è capitato qui che comunque diciamo non sto giocando in divisione 10, perché sennò mi sarei abbastanza arrabbiato. Queste sono partite di allenamento della divisione 11. Va bene. Comunque siamo qui contro il Carpi. Subito vicino al gol. Ho visto che anche lui ha Roberto Baggio. C'è ancora pallone per lui dentro. E le ali para. Blind. Ma sbaglia tutto. Blind. Il pallone è parato. E c'è il gol dell'1-0. Caicedo ancora. Si ostacolano Caicedo e Young, non ci credo. C'è Lampero che arriva dentro, Caicedo esterno della rete. Perché lagga? Perché lagga? Perché lagga?
Eccolo, Robert Lewandowski dentro. Scatta Caicedo, è velocissimo Caicedo. E anche di fisico ce la tiene Caicedo. Pareggio, uno pari. Meritatissimo, andiamo con Caicedo. Pareggio. Abbiamo rimesso su questa partita, che era ingiustamente andata a suo vantaggio. Caicedo ancora dentro. C'è Lewandowski, Lewandowski. Il tiro fuori. Siamo divorato un gol del 2-1. Robert Lewandowski. Lewandowski ancora dentro per Caicedo. Caicedo è solo, il tiro, il miracolo del portiere. Cosa si è divorato? Cosa si è divorato Caicedo davanti alla porta solo? Incredibile. Si è divorato un gol. Lam, mettiamola subito dentro per Caicedo. Anticipato il pallone, rimane lì, gol! 2-1! 2-1! E vai, ribaltato il risultato. Pallone ancora dentro. Ci prova. Respinto il pallone. Attenzione. Pallone dentro, Caicedo solo, Caicedo, 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 pallone dentro, Lewandowski a botta sicura, nulla da fare, volevo fare il gol della merda, sì ragazzi, lo volevo fare perché volevo mettere il risultato al sicuro sul 3-1, ma guardate, rimpalli, è fuori ragazzi, ma ci vuole fortuna, ha avuto 10 rimpalli a favore Lukaku, che è un armadio però ragazzi, è impossibile, vince tutti quei rimpalli. Ancora il mio Baggio, che è veramente onnipresente ragazzi, Baggio, non solo centrocampo, in mezzo, però attenzione ora, Lewandowski al tiro, parata di Buffon. Baggio dentro, Caicedo, Caicedo fermato, non passa Young. Palla che filtra ragazzi, non è possibile, vince tutti i contrasti. Non è la prima volta che succede, vince sempre i contrasti, non ci posso credere. Azione ancora lui con Baggio, Baggio, tiro. Cioè ragazzi, rimane lì la palla e può tirare. Cioè se non riusciamo a tenere neanche un pallone così, e finisce la partita ragazzi, è finita la partita. Due pari. Ok ragazzi, quindi per questo episodio è tutto. Ho ottenuto una vittoria che però mi è stata tolta, come avete visto, perché è caduto il server. È un pareggio. Ok ragazzi, mi raccomando, lasciate like, commentate, condividete. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella!